Serve una nuova macchina fotografica che rilevi le emergenze, i bisogni e le opportunità che non possiamo trascurare. La regione, che è un ordinamento di importante riferimento per il comune di Pescara attuale e futuro, ha in pancia 3 miliardi di euro. Pescara è una città che può aiutare la regione a fare la regione, può aiutare anche il centro dell'Italia a fare questo grande rettangolo strategico che dialoga con l'Europa, però serve ritrovare la motivazione, l'entusiasmo, l'ambizione progettuale. Parlo di tre grandi questioni che secondo me devono entrare in un'agenda che accomuni le persone di buona volontà. Intanto deve essere facile realizzare progetti di vita economica in questa città, e se noi guardiamo la carta degli aiuti ammissibili, quella carta è stata fatta avendo in testa, io dico, o la distrazione, o il cattivismo, o l'alcolismo, perché è una carta che non tiene conto delle condizioni o di difficoltà di alcune aree di Pescara, o non tiene conto le originalità economiche di alcuni territori di Pescara. Sembra fatta con una chat che guardi altrove. Quindi dobbiamo rimediare. Secondo, in questa città cominciano ad essere troppi gli omicidi, e io non mi iscrivo al gruppo di coloro i quali appalta al comune, al sindaco, le questioni concernenti la sicurezza. C'è un ritrovamento di senso anche nei progetti di vita che deve riguardare il progetto complessivo della politica. Terzo, le grandi infrastrutture di questa città. Penso a quella infrastruttura donata da Dio che è il fiume, che deve tornare pieno di acqua di qualità, in maniera tale che sia identità, attrazione turistica, ricongiunzione anche con la campagna, perché una città sa far la città se ritrova il rapporto con la campagna.